La storia del primo Vanitutto. Un bambino di quinta elementare, di nome Laurienzo, fece un compito di matematica e il maestro gli disse: "Sei un Vanitutto." E lui si inventò il cognome Vanitutto. Perché lui era un bambino orfanello ed era in una scuola dell'orfanotrofio di Palomonte. E per questo il bambino si mise Valitutto e si fece adottare da una mamma. Il bambino, una volta cresciuto, si sposò ed ebbe un figlio che chiamò Antonio. Poi Antonio si sposò anche lui ed ebbe un figlio che chiamò Lorenzo per cambiargli il nome. Fine. Cara Camilla Brindisi, io ti amo, ma dico agli altri che non lo sanno che lei ha 17 anni e io sto aspettando la sua maggiore età. Chiedo scusa a Matteo Montesi, che una volta ho detto che se non commentava gli tagliavo la testa, ma non è vero, e quindi io gli chiedo scusa. Una volta l'avevo davvero minacciato, ora chiedo scusa, non lo faccio mai più. Ma che figura di merda!